Ciao a tutti! Nella video ricetta di oggi avremo come protagonista lei, la Variotto Chef. Compacta Variotto Chef è la versione di pasticceria della Compacta Variotto. Abbiamo a disposizione però alcune caratteristiche uniche nel suo genere. Scopriamole insieme. La prima evidente novità è questo portello, totalmente nuovo nel suo design. È infatti possibile attraverso questa maniglia regolare la fuoriuscita del prodotto e modularne il flusso sia nel portello inferiore, ma è possibile anche ruotare il portello e aprire l'uscita laterale. Il corpo del portello è interamente in acciaio ed è facilmente pulibile. Il portello è composto da pochissimi pezzi, la pulizia è molto veloce e la manutenzione ordinaria è molto snella. Abbiamo a disposizione due agitatori. Il primo, che è quello che vedete inserito, è quello di pasticceria, che ha un raschiante a contatto col cilindro che permette di raschiare appunto i prodotti più densi e viscosi, come la crema pasticcera. Il secondo agitatore è invece quello da gelato, che ci permette una facile e agile miscelazione di prodotti liquidi, come per appunto le miscele da gelato. Come per tutte le compacta, il ciclo di pulsanti superiore fa riferimento al bollitore. In particolare, premendo il tasto della fiamma, abbiamo accesso a tutte le ricette di pasticceria, come la base concentrata per gelato, la salsa di frutta, gelato al cioccolato, panna cotta e così via. Ma abbiamo a disposizione anche i classici cicli di riscaldamento 85, 65, 90 e riscaldamento libero per la pastorizzazione del gelato. La parte inferiore della pulsantiera fa riferimento ai cicli di mantecazione del gelato. Tutte le ricette di pasticceria lavorano in automatico tra ciclo del caldo e ciclo del freddo. Non ci sarà quindi bisogno di intervenire manualmente per il raffreddamento dei prodotti di pasticceria. La prima ricetta che prepareremo oggi sarà un topping di frutta per guarnire il nostro gelato. Ora vediamo insieme gli ingredienti. 1 kg di zucchero saccarosio, 1 kg di frutti di bosco scongelati, 500 g di glucosio in pasta, 12 g di neutro per gelato. Andremo ora a miscelare tutti gli ingredienti. Importanti novità che caratterizzano la Compacta Variotto Chef è la presenza di un inverter sul motore agitatore del bollitore. Infatti possiamo ora modificare la velocità dell'agitatore durante le fasi di cottura nel bollitore superiore. In tutte le ricettazioni automatiche di pasticceria abbiamo già studiato per voi qual è la velocità migliore di agitazione. Trovate infatti le velocità già settate, ma è possibile modificarle secondo le vostre esigenze. Oggi prepareremo insieme un gelato alla New York Cheesecake. Abbiamo già fatto insieme il nostro variegato ai frutti di bosco, ora prepareremo la base al formaggio spalmabile per il gelato. Abbiamo già qui tutti gli ingredienti pesati: latte intero, zuccheri che sono maltodestrine, saccarosio e destrosio e latte in polvere, tuorlo d'uovo 100% pastorizzato, formaggio spalmabile,
Poi abbiamo gli aromi, scorza di limone grattugiata, sale e infine abbiamo lo stabilizzante, il neutro per gelati a caldo. Ora partirò inserendo tutti i prodotti liquidi. Vediamo se in questa fase non è ancora perfettamente disciolto, perché andremo a mixare il tutto con un turbomix. Infine vado a mescolare le polveri assieme allo stabilizzante. Vado a versare a questo punto le polveri nei liquidi. I cicli di pastorizzazione per la miscela gelato sono tre. Abbiamo quella bassa a 65 gradi, la media a 85 gradi e quella alta a 90 gradi. In questo caso andremo ad usare la pastorizzazione bassa a 65 gradi. Ho già sostituito l'agitatore per il gelato. Ora vado a inserire la miscela già emulsionata all'interno del bollitore. Posso ora selezionare il ciclo di riscaldamento a 65 gradi in una carica media. La miscela ha raggiunto i 65 gradi. Ora andrò a trasferirla nel cilindro di mantecazione e andrò ad attivare il ciclo di mantecazione per il gelato nella media quantità. Abbiamo il variegato topping ai frutti di bosco che abbiamo preparato poco fa insieme, che ho messo in frigorifero a raffreddare. Questa è la viscosità del prodotto a più 4 gradi centigradi. Qui invece ho sciolto in microonde 50 g di cioccolato Dulcey, che potete sostituire con cioccolato bianco, in cui andrò a rompere dei biscotti digestive per ricreare l'effetto della base cheesecake. Questo passaggio è molto importante perché il cioccolato andrà a rivestire esternamente i biscotti, evitando che l'umidità li vada ad ammorbidire troppo durante la fase di conservazione. Faremo assieme l'estrazione del gelato. In questo caso specifico utilizzerò due diversi variegati: i biscotti e il variegato ai frutti di bosco che abbiamo preparato prima. In questo caso sarà fondamentale l'utilizzo della funzione variegato durante la fase di estrazione. Il gelato è pronto, estrarrò un primo strato con la macchina ancora in produzione. Cerco di rimanere verso il centro col gelato. Facciamo un primo strato di biscotti. Aggiungiamo un po' di variegato. A questo punto diamo l'impulso all'estrazione. E poi rallentiamo l'estrazione premendo una seconda volta il tasto di estrazione. In questo momento l'agitatore sta girando, ma il gelato non sta uscendo perché stiamo sfruttando la funzione variegato.